nostra scuderia qui si chiama Royal Horse Club perché Royal è il primo cavallo che i miei hanno acquistato, che avevo all'età di 9 anni, e per cui ho deciso nel momento in cui ho aperto la scuderia di dedicarla a lui, perché è il cavallo da cui è iniziato il tutto. Questo cavallo purtroppo mi ha abbandonato all'età di 18 anni circa, dopo degli infortuni successi in gara in cui aveva avuto una rottura del tendine. All'epoca, non essendoci le tecniche, le tecnologie che ci sono adesso, era una rottura abbastanza importante per un cavallo che ne precludeva la carriera sia agonistica che diciamo la carriera da cavallo, da passeggiata, la limitava di molto. Infatti io in un primo tempo ho rinunciato all'agonismo per questo cavallo, dopodiché utilizzandolo come cavallo da passeggiata i problemi si sono ripresentati, abbiamo scelto di mettere questo cavallo al paddock, al pascolo, e alla fine ha concluso diciamo i suoi anni della sua vita lì. La cosa triste è che nel momento in cui questo cavallo mi ha praticamente lasciato, io mi ricordo che ero in concorso a Cortina e il cavallo si trovava in una scuderia a Belluno, e io stavo praticamente seguendo dei ragazzi in concorso e mi è arrivata la telefonata dai proprietari della scuderia che il cavallo in paddock sdraiato non si alzava più. Siamo partiti da Cortina arrivando di corsa a Belluno per cercare di capire, di vedere cosa è successo, e il cavallo praticamente ha aspettato il nostro arrivo, dopodiché aveva avuto un collasso cardiocircolatorio e non ce la faceva più a reggersi in piedi. Mi ricorderò sempre la scena che il cavallo praticamente mi ha guardato, ha alzato la sua testa, mi ha guardato e con delle lacrime che scendevano dagli occhi si è appoggiato a me che cercavo di sorreggergli la testa, e alla fine ha dato l'ultimo respiro lì. E questa è una scena che a me è rimasta veramente nel cuore, anche se fa parte della parte brutta di questo lavoro poter avere la perdita dei cavalli, ma in quel momento, che era il mio primo cavallo a cui c'ero molto affezionato, ho fatto la scelta di renderlo tra virgolette immortale, dedicandogli qualcosa che potesse rimanere nel ricordo, e quel qualcosa nel mio piccolo è stato il nome della scuderia. Nella nostra gestione noi utilizziamo molto i paddock, che sono i recinti esterni per i cavalli, e infatti noi abbiamo una gestione in cui il cavallo passa la maggior parte della giornata, esattamente dalla mattina fino alla sera, all'imbrunire proprio, all'esterno al paddock. Molto spesso d'estate, se c'è belle serate, belle notti, fanno anche la notte stessa all'esterno, per cui se ne stanno fuori H24, clima permettendo, perché nel periodo estivo riesce a farlo. E a differenza di molte scuderie che utilizzano il cavallo solo mantenendolo solo all'interno del box, alcuni per limitazione degli spazi, altri per ragioni, mentalità, punti di vista diversi, ognuno ovviamente ha il suo punto di vista. Noi utilizziamo una gestione che è all'esterno proprio per permettere al cavallo, che è un animale stesso di branco, di mantenere la propria socialità con i propri simili. Noi abbiamo dei paddock in cui i cavalli hanno sì la possibilità di socializzare con i propri simili e con i propri vicini, però ognuno ha il proprio paddock, per cui ha il proprio spazio, onde evitare proprio che in questo crearsi di gerarchie si vadano a far male magari tra di loro, tirandosi calci, oppure per decidere chi è il predominante tra i due. Per cui è stato comprovato che comunque questa mentalità per i cavalli è un vero e proprio toccasana, nel senso che rimanendo fuori il cavallo soffre meno di stress rispetto a un cavallo lasciato tutto il giorno in box, si distrae, si rilassa, e di conseguenza questi aspetti hanno anche un loro interfacciarsi quando tu il cavallo vai a lavorarlo, perché lo trovi più rilassato, lo trovi più disponibile a fare ciò che gli chiedi, fa le cose molto più volentieri, per cui è tutto un sistema, una gestione molto molto diversa che alla lunga ti porta a dei risultati, e possiamo dire che ce ne siamo accorti insomma di questa cosa. Attento. Attento. Nereide è la cavalla, diciamo, attualmente più storica, perché lei è la terza cavalla che è entrata a far parte della scuderia, ancora quando la scuderia si trovava a Conegliano. È arrivata come cavalla in adozione, perché arriva da un passato un po' travagliato, nel senso che è stata, tra virgolette, abbandonata dalla scuderia che ce l'aveva. È stata riutilizzata come cavalla da passeggiate in una scuderia in Trentino, e poi alla fine anche lì ha avuto la sfortuna di essere abbandonata in questa scuderia dai proprietari. È arrivata da me come cavalla da sella, io l'ho presa e l'ho adottata, e adesso è uno dei nostri due cavalli di punta della scuola, perché c'è lei e Piddu, che sono i due cavalli che utilizziamo per gli allievi. Diciamo che lei è stata una dei primi tre del nucleo principale da cui è partito tutto il progetto quando eravamo a Conegliano. Adesso ci ha accompagnato qui per andare avanti con i nostri allievi piccoli e grandi. Diciamo che nelle scuderie italiane questa è la parte che normalmente viene delegata a quello che noi chiamiamo il groom, la persona che si occupa proprio di fare box dei cavalli, della gestione di scuderia, diciamo, vera e propria, che è sul campo, mentre il cavaliere magari si occupa più che altro di montare, di lavorare cavalli. Qui da noi facciamo tutto, non esiste groom, cioè il groom siamo noi. Nelle scuderie estere funziona così: il cavaliere ha i suoi 10 cavalli di cui occuparsi, e si deve occupare dal box al montarli, al lavorarli, al seguirli dal punto di vista veterinario, per cui si deve occupare di tutto di quei 10 cavalli. E qua lavoriamo un po' con quest'ottica. Si chiude di nuovo. Questa è una nuova cavallina che ci è appena arrivata, lei si chiama Bionda e lei è ospite della nostra struttura. E adesso si dovrà fare un periodo di quarantena, in quanto anche per i nostri amici cavalli è un periodo un po' triste, perché anche nel mondo equestre recentemente in una tappa del circuito FEI in Spagna è scoppiata una pandemia a livello equino che riguarda la rinopolmonite, un virus che noi in ambiente equestre conosciamo da vario tempo, ma che si è evoluto in una forma neurologica del virus che diventa molto pericoloso per i cavalli, per cui come precauzione adesso tutte le scuderie con i cavalli appena entrati dovranno fare un periodo di quarantena in modo da assicurarsi che i nuovi ingressi in scuderia non riportino nessun sintomo di queste patologie, in quanto diventano molto trasmissibili da cavallo a cavallo, come lo è il Covid per noi, anche per loro è trasmissibile attraverso il respiro, e per cui, non potendo loro portare la mascherina come invece noi dovremmo portarla, devono stare molto distanziati e lontani l'uno dall'altro, per cui lei si farà un periodo in un box qui da solo e poi, se non ci saranno complicazioni e nulla, verrà reinserita insieme ai nostri cavalli nell'altra parte di scuderia. Ruggero, questa roba che è lana tipo, no, tipo quella di terra americana, Roger. ecco là si interessa un po' più tutto. Ora. Più problema in Africa, a meno che non si spenga l'altro velone. In Italia c'è stato qualche cavallo che era già rientrato dalla campagna, che però hanno... Lui è Roger, uno dei miei cavalli, esattamente è il mio cavallo che uso per fare concorsi, competizioni. Lui attualmente ha 17-18 anni. In passato ha avuto un infortunio, lui ha avuto una frattura del tendine sospensore del nodello all'età di 7 anni, mentre faceva il circuito dei 7 anni. E è stata un po' una scommessa prenderlo, perché noi lo abbiamo preso che il cavallo era ancora completamente fermo in seguito a questa rottura del tendine, e poi è stato sistemato attraverso delle terapie come la Tecar, terapie abbastanza innovative nel mondo dei cavalli, appunto. E devo dire che io non ho mai avuto più problemi con lui, anzi non ha mai più doppicato, non ha mai più dato problemi. Attraverso questa terapia è una buona gestione degli appiombi a livello del piede e una giusta ferratura. Lui è un cavallo che tuttora è in attività agonistica, salta gare da 1,15 m, 1,20 m. Con me è un cavallo abbastanza caratteriale e particolare nella sua indole, perché ha una filosofia da parte sua da capobranco, e per cui bisogna un po' cercare, per capirlo, di trovarci un po' una mediazione, perché se tu imponi su di lui... A me è capitata la prima volta che l'ho preso che il cavallo arrivato dal precedente cavaliere che lo montava prima, il cavaliere mi fa: guarda che il cavallo è un po' un cavallo cocciuto, è un po' particolare da prendere, devi un po' prenderlo e importi su di lui, cosa che io ho provato e in realtà fallendo alla grande, perché lui ha un carattere che ti devi porre sullo stesso piano e devi cercare di fargli capire che collabori con lui, non ti devi né imporre né lasciare che lui si imponga, ma cercare di lavorare entrambi allo stesso piano. E ha un lavoro che va molto diversificato sul fatto dei salti, non devi forzare, devi cercare comunque di diversificare il suo lavoro con del lavoro in libertà, del lavoro alla corda, del lavoro montato, del lavoro in piano, lavoro in campagna, in modo che lui non si annoi, anche lasciandolo tanto fuori, dando la possibilità di tra virgolette svagarsi la testa anche a lui, e questa è un vero toccasana per i cavalli, e difatti qui è un po' la nostra filosofia di come teniamo i cavalli, cerchiamo un po' di tenerli in uno stato in cui il cavallo faccia il cavallo, in cui il cavallo sia comunque nella sua natura di essere cavallo, per cui stanno fuori in paddock, se ne stanno uno vicino all'altro, e è una filosofia che funziona appieno con tantissimi cavalli, da Roger ad altri che abbiamo qui. Sono tutti cavalli che magari hanno avuto dei problemi, sono cavalli che hanno avuto delle esperienze magari precedenti non molto piacevoli, ma che qui abbiamo riscontrato che comunque sono cambiati, stiamo ottenendo delle cose che prima, nelle condizioni in cui erano prima, non si ottenevano. Romeo. Verso è un cavallo che è arrivato qui da noi l'anno scorso praticamente, adesso attualmente ha 7 anni, è un cavallo che noi stiamo preparando ad andare a fare un'attività di inizio del salto ostacoli, perché lui arriva dal mondo delle corse, arriva esattamente dal mondo del trotto, infatti è un trottatore, ha fatto gare di trotto fino ai 6 anni più o meno, 5-6 anni, poi è stato messo a riposo per fine carriera nel mondo del trotto e i proprietari hanno deciso di cederlo e noi abbiamo provato a riadattarlo a questo nuovo mondo che è il mondo dell'equitazione sportiva, per cui avviandolo ai salto ostacoli, perché dovrebbe essere comunque il cavallino che in futuro porterà dei nostri allievi a fare le prime gare di salto, e per cui il primo approccio al salto vero e proprio, insomma le prime garette, l'intenzione sarebbe quella. Ci sarà sicuramente molto da lavorare, ma il programma per lui e il futuro che gli aspetterà comunque sarà questo lavoro. Già adesso si sta avviando bene, sta facendo dei buoni progressi in questo senso e per cui siamo molto fiduciosi sul suo futuro, insomma, come cavallino per gli allievi, per poter uscire a saltarne i primi concorsini. Diciamo che tra i primi cavalli della scuderia siamo partiti con dei cavalli che erano Cotton, Pera, Linda e Nereide. Questi erano i primi 4 cavalli, diciamo, essenziali del nucleo principale della scuderia, che aveva avuto origine all'epoca, eravamo a Conegliano. Purtroppo ci hanno lasciato abbastanza recentemente, nel senso che di questi c'è rimasta solo Nereide, in quanto appena arrivati qua all'incirca l'estate scorsa durante il Grest abbiamo avuto la scomparsa della nostra pony, che era Linda, morta per una colica intestinale, una colica da torsione. Abbiamo provato ad intervenire per sistemarla, ma purtroppo la cosa non è andata bene e per cui se n'è andata. E l'altra cavalla, Pera, lei morta da un virus che si presuppone una specie di encefalite. Anche con lei la morte è stata molto cruenta e molto dura, sia da affrontare che da gestire, perché le scene erano veramente raccapriccianti. Poi Cotton era il mio cavallo da gara a cui ero particolarmente legato, purtroppo è deceduto proprio prima di venire qui. Lui aveva dei problemi a delle anche e in un certo periodo ha iniziato a cadere a terra e non riusciva più a sollevarsi. Dovevamo portarlo in questo posto e in realtà un giorno non ce l'ha più fatta, è caduto a terra, non ce la faceva più a sollevarsi, era arrivato alla fine della sua vita e anche lui è stata una grossa perdita per me, perché io sono abituato ad avere i cavalli e a tenerli purtroppo con me vita naturale durante. Per cui da quando arrivano in scuderia da me se ne stanno fino a quando se ne vanno, diciamo, nel ponte dell'arcobaleno.